Professoressa Belotti, chi era Franco Cheli? È difficile rispondere con un termine solo per dire la poliedricità della persona e l'umanità dell'artista, voglio dire. Ecco, Franco Cheli per noi è un amico, è un mecenate. Per noi, intendo per la Fondazione, per Chiari, per la Pinacoteca Repossi, alla quale lui ha donato opere sue e opere di Consagra e Aricò. Questi nomi solo vi dicono già la generosità di Franco Cheli. Franco Cheli è stato soprattutto uno scenografo, la sua formazione è di essere scenografo. Lui, quindi, qualche breve cenno di biografia: era nato nel 39 a Chiari, figlio di un maresciallo, frequenta le scuole, le medie a Chiari, sceglie di frequentare l'Accademia di Brera, diventa scenografo e si impegnerà soprattutto appunto nell'ambito della scenografia, lavorando per la Fenice di Venezia, per la Scala di Milano, per l'Arena. Franco è diventato poi docente a Brera di scenotecnica e contemporaneamente dipingeva, come vedete, queste schiume poliuretaniche sono lavori suoi. E purtroppo, a metà del suo percorso di vita, una grave malattia lo ha colpito, un tumore al fegato, ma si è preparato per un trapianto e dopo questo trapianto è come se Franco Cheli fosse rinato, cioè gli è cambiata la vita. Infatti certi disegni evidenziano l'aspetto nuovo di Franco, che si mette per esempio nelle notti insonni a disegnare spirali, orologi, non so, sembrano neuroni, pesci, mostri, e il tempo che scorre, perché gliene manca poco. E invece questo trapianto gli darà altri 20 anni di vita, in cui lui si dedica appunto a questa nuova sua modo d'essere e modo di fare, cioè lo scultore. Sottolineare come le opere in legno evidenzino aspetti molteplici. Innanzitutto la grande conoscenza del materiale ligneo, che permette a Franco Cheli di giocare con i legni, ma di giocare con i toni e con i colori, quindi sembra che dipinga anche. Poi la grande abilità tecnica. Io sono stata nel suo laboratorio, ecco, Franco Cheli è morto purtroppo lo scorso anno a Milano, ma noi l'abbiamo conosciuto da vivo, e il suo laboratorio, che è davvero un crogiolo di idee, di incontro di artisti, si trova nel centro di Milano, dietro il Duomo. Tuttora la moglie tiene aperto questo laboratorio insieme al figlio Alessandro di Franco Cheli, ecco, e lì lui davvero era l'uomo Faber, l'uomo, ed è un'officina questo laboratorio, dove però i grandi artisti si ritrovano, e trovavano poi Franco Cheli, anche colui che li consigliava, li accoglieva. Certi studenti che erano qui, l'hanno avuto come docente, erano qui all'inaugurazione, hanno proprio sottolineato questo aspetto del docente, ma anche dell'amico, dell'amico capace però di consigliare, non delle sefere, ecco, lui per primo, che si è dato a questi lavori, a questi totem, a questi alberi, sempre poi continuando ovviamente il suo lavoro di scenografo, che era anche quello che gli dava da vivere, di docente di scenotecnica. Possiamo parlare di un artista artigiano? Naturalmente, se noi guardiamo le opere che anche qui vedete esposte, vediamo l'artista nel senso della sua grande creatività. Questa è una battaglia, vedete proprio il movimento, come i pezzi, chiamiamoli così, dei legni si incastrino e formino linee, forme e così via, ma nello stesso tempo pensate l'abilità proprio artigiana in questo caso. Se guardiamo quest'opera, questi due personaggi che sono Narciso con una Naiade, scusate, prima cosa ti viene voglia quasi di unirli, farli abbracciare, ti dà l'idea che questi legni si muovano, e poi guardate l'abilità tecnica dell'incastrare il legno più scuro col legno più chiaro, con le sfumature, e quindi forma e colore dato solo dalla materia che è il legno. La cosa che più mi ha sorpreso è che alcune opere sono piccole, però nello stesso tempo monumentali.
Sono d'accordo, perché già anche solo davanti a questa opera, ma molte altre, evidenziano questo aspetto. Sono Ra, questo faraone, questo dio egizio, oppure appunto le naiadi, o ancora gli stessi suoi, chiamiamoli mappamondi, comunque queste forme sferiche, aperte, che si incastrano, danno l'idea del monumento, oltre al fatto che poi è, lei vedrà di seguito, ci sono anche queste opere monumentali, sembrano dei totem, degli idoli, delle figure comunque ieratiche e della grande simbologia. Ecco, ci troviamo in una sala in cui la pittura si coniuga con la scultura. Abbiamo proprio scelto queste opere perché nella loro sfericità, nel loro movimento, richiamano queste gouache che voi vedete nei colori, e immaginate il pittore, scultore Franco Cheli che opera su carta e ci dà questi giochi di pennellate a gouache, appunto come tecnica di colori vari, e nello stesso tempo che lavora in legno e che ci dà ad esempio questo, lui l'ha intitolato Stato di quiete, questa sfera che poggia e che ha regalato ancora alcuni anni or sono, quindi lui ancora vivente, alla Pinacoteca Repossi. Come ha costruito veramente e prima immaginato e creato quest'opera per uno spazio della Pinacoteca, quando noi stavamo restaurando il palazzo, e lui ha visto questo spazio e ha detto: io voglio farvi un'opera che rimanga e che sia anche il ricordo suo, e ci ha fatto quest'opera che è un gioco di vuoto e di pieni. Voi dovete pensare che è ubicata adesso ovviamente qui in mostra con uno sfondo di vetro, con uno sfondo tutto parete a vetro, quindi con la luce che penetra e che quindi gioca con quelle fessure che tra il pieno e il vuoto, quindi è molto bella. E questa sala appunto io la trovo suggestiva, anche questa in ebano, anche il tipo di legni, dei materiali che appunto Franco Cheli sceglie, questo tondo. Ecco, qui veramente siamo in una, in questa sala c'è la scultura che, come vedete, non ha spigoli, ma è tutta i ragazzi che hanno già visitato, alcuni li chiamano mappamondi, anche questi che sembra che si siano divisi, che però possono ricongiungersi, e all'interno trovi un altro mappamondo e puoi trovare altre terre, cioè ognuno di noi può studiare queste forme e ammirare la, cosa posso dire, l'abilità tecnica proprio dell'incastro del legno. Quindi vorrei anche sottolineare che questa mostra è stata allestita dalla famiglia stessa insieme a noi e dai nostri volontari. Per esempio questi piedistalli, voi pensate che erano tutti bianchi, e i nostri volontari li hanno tinteggiati dello stesso colore della moquette per rendere più elegante l'esposizione. Anche questo è un omaggio a Franco Cheli, che non è più fra noi, ma è chi è fra noi appunto, attraverso le sue opere, ecco, quindi anche questo è da evidenziare.